tutti e benvenuti in questo nuovo video spesa. Allora, un video spesa con un finale particolare, quindi da guardare fino alla fine. Mi raccomando, prima di iniziare vengo guardato un po' strano. Allora, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, condividere i miei video, seguirmi sui vari social: Instagram, TikTok, Facebook, Telegram, Twitter, chi più ne ha più ne metta. Mi trovate ovunque sempre col nome Camipucca. Iniziamo perché si sta scongelando tutto e oggi ci sono 50 gradi all'ombra. Allora, i soliti hamburger, ho preso questi qui, rucola e grana, e quelli di pollo e tacchino. Poi nel reparto affettati abbiamo preso il prosciutto crudo, il capocollo, la mozzarella e la scamorza. Abbiamo speso 7,75 euro. Ho voluto prendere questo trancio di pizza praticamente integrale al tagliere, cotto su pietra, una margherita. Lo voglio assolutamente provare. Poi abbiamo preso come gelati i coni, questi qui alla panna, e questi qui i Luc, quelli là al limone, che io stra adoro. Poi, sempre come gelati, abbiamo preso questa bella vaschettina spagnola, perché mo vi faccio vedere cosa ho comprato dopo per fare tutta la composizione del gelato. Poi ha preso la crema dessert, questa della Milk al cacao, e poi questa qui alla vaniglia. Poi continuiamo, ho preso un pacco di fette biscottate ai 5 cereali. Ah, poi guardate che carine queste coppettine, l'ho presa a mia madre, una con i limoni e una con i buffetti, molto carini, penso che siano dei vasetti per le piantine, no? Per mettere qualcosa dentro, carinissimi. Poi ho preso le piadine, anche se volevo quelle integrali, ma quelle della Todis non mi piacciono. Un pacco di pancarie per Emma, che adora mangiarlo con... cioè, in realtà io glielo faccio col prosciutto. Lei che fa? Scatta tutto il pane e si mangia il prosciutto, però qualche morsicino lo dà ogni tanto. Il mio adorato riso venere integrale. Poi una provola, di quelle lì che prendiamo sempre. Queste che sono? Susine? Le susine rosse, poi la mozzarella, le solite 5 mozzarelle, ma Emma sta chiamando. Il prosciutto cotto, questo qui 50% in meno di grasso, vabbè, ma io non lo prendo per quello, lo prendo perché mi piace molto quel prosciutto. Sempre come prosciutto questo qui a dadini, che sempre per Emma, perché lei adora queste cosine. Poi la mozzarella, questa qui per le pizze, perché a volte mi trovo bene ad utilizzarla veloce. Poi abbiamo preso un pezzo di cacio ricotta, questo qui per la pasta. Poi sempre a livello di formaggio abbiamo preso la ricotta salata, un pezzo di provolone e poi il parmareggio snack per Emma, che adora, è l'unico formaggio che gli piace tantissimo. No, devo dire anche i fiocchi di latte, però questo di più, insomma, è il suo preferito. Poi abbiamo preso dei piccoli rotolini da cucina. Scusa, quello li puoi rimettere? No, questa è la carpicina per gli elefanti. Ah, poi guardate cosa ho trovato, una cosa un po' porcellosa, come dico sempre io, sono i pancakes. Ovviamente questi qui dicono no grassi, no coloranti, no olio di palma. Come cacchio? Spiterina li hanno fatti. Comunque c'è scritto con uova, farina di frumento, zucchero, olio di colza, fantastico, lattosio, eccetera eccetera. Li volevo provare, sono dei pancakes, praticamente per ogni bustina ce ne sono due, li voglio provare per merenda, diciamo così. Poi vi farò sapere in un blog. Ah, poi ho trovato anche questi qua, che sono dei plum cake senza zuccheri aggiunti, e questa è una cosa che mi piace tanto, però con olio di girasole preparati con lo yogurt. Però voglio capire una cosa, senza zucchero. Ah, c'è il maltitolo, ottimi, questi ve li consiglio. Ho preso una busta di latte ad alta digeribilità, le patate, ok, poi un pacco di farina Manitoba. Poi, raga, oggi fa molto molto caldo. Una di Ace, mi è venuto in mente Ace Gentile. A me mi è venuto in mente un'altra persona, ma non la posso nominare perché gli dai troppo. Che dice importanza. Che fa molto caldo. Ma che le melanzane, diciamo i miei youtuber preferiti. Seguono dei due. Che seguo assiduamente, seguo solo loro. La fiammante, la polpa, la fiammante.
Zucchero a velo, eh sì, ma mi hai fatto emozionare, quindi non lo sai quando parli di loro. Poi bucatini, questa che passa, i tubettini, prendo l'altra busta. Allora, prima vi ho fatto vedere il gelato ed ho comprato questi coni col cioccolato, che poi non ho capito se è fondente o meno, ma non credo. Guardate qua quanto sono belli, sono dei coni classici con il cioccolato. E poi non è finita qua, perché proprio per fare una cosa ultra bella ho preso anche questi qua. Ah, questi non ce l'abbiamo. Vabbè, ho preso questi qua triangolino. No, sono assortite, dice, sigarette e ventagli. Ah! Allora, comunque poi devo fare questo gelato, vi farò il vlog. Poi adesso abbiamo... Non ce l'abbiamo presa la panna. Vabbè, la compriamo domani la panna. Sotto e sopra la panna, ovviamente. Se no la cosa non viene... Certo. No, non viene calorica, come dico io. Le cannucce. Ecco, poi sempre quando invito i miei voglio fare appunto le lasagne. Proprio un pranzo estivo. Ho scelto proprio un pranzo estivo, però mi va così. Le farfalle. Oddio, non ho più spazio sul tavolo. Poi Antonio si è preso un po' di pane, questo qui. A me sinceramente, non so, Emma che si lamenta, ma c'ha sonno. Dicevo, a me l'unica cosa che non piace è il pane della Tozzi. Allora, di sapore è buonissimo, ma non lo digerisco. E quindi non cerco sempre di non acquistarlo. Però Antonio gli piace. Poi il sapone, il detersivo per i piatti. Il sapone per le mani. Forse continuiamo. Ah, mi sono preso uno di bitterini perché ho proprio desiderio, ogni tanto un bitterino ci sta. Non si dà contatto. I bitterini? Per pranzo di prego. Sacchette per la spazzatura. Secondo me ti fissi un po' troppo. Piccolo scontrinino, 118,75 €. A proposito, come mi vedete? Mi vedete un po' più... come si dice? Asciugata, un po' più... Abbronzata. No, abbronzata no, perché a mare non stiamo andando, lasciamo perdere quest'agosto da dimenticare. Mi vedete un po' tutto più... l'anno da dimenticare. Un pochino più asciutta? Fatemelo sapere. Tonificata, ecco. Non me lo dici. Altri panini alle pucce leccesi, alle olive. Ah, ecco, questo è sempre per il gelato, per fare una cosa del genere. Comunque manca la panna per completare proprio un capolavoro. Sì, poi vedi l'altro. La carta igienica l'abbiamo presa. Ci abbiamo due rotoloni. Poi, scusate questi teatrini, un nettare di pesca, un succo di frutta. Dove me le devo mettere le cose? Ah, raga, vi voglio consigliare questa spremuta, spremuta d'arancia. È una spremuta al 100% senza zucchero, è amarissima, ve lo dico già da adesso, però è molto molto buona, io l'adoro, infatti me la sto comprando sempre, è molto digeribile, buonissima, compratela perché è buona. Basta, altra busta. Poi ho avuto un attimo di... le marmellatine che hanno cambiato l'incartamento. Sì, quello lì, hanno cambiato proprio i loghi, la grafica, lo zucchero, ci vuole suggeritore oggi, lo zucchero, questo lo dice Martino. Ah, poi un'altra di lasagne, oddio, ora è poco, è di rinforzo, poi uno di ruote, altra pasta, pennette, pastina, altra pasta, abbiamo fatto la scorta di pasta perché non avevamo più altra pastina ed era in offerta, scusa questa pasta, scusate. Poi uno di tè, questo qui, tè alla pesca, scusa che qua non ci va più niente. Uno di farina, poi un misto funghi con porcino, prego. Poi una birra, ah, finalmente la Todis dove vado ha messo le Coca-Cola zero, era pure ora, ogni volta rimanevo, capitava di sabato che avevo la pizza e non avevo la Coca, è ormai per me abitudine berla. Poi crema di olive e mandorle, questo è per fare le cene porcellose, perché io sono un po' contraria a questi pesti perché mettono un po' di tutto dentro, però devo dire... che devo andare a favore di questi pesti perché sono... E come si fa?
Allora, sono contro i paste in generale, perché secondo me mettono troppe schifezze all'interno, dentro chiaramente. Però questi qua sono, non hanno tanti ingredienti malvagi, ecco, e quindi sono un pochino a favore, però ogni tanto raramente. Questo è il pistacchio, che devo dire è molto buono. Olio di semi di girasole, sale, pepe nero e pistacchio. Quindi non c'è nulla all'interno, mentre qua c'è molto zucchero, quindi questo non... Sì, sono sicura, c'è lo zucchero, miscela di spezie, erbe aromatiche, aromi naturali, correttori, quindi vuol dire che qua all'interno mettono tanta di quella roba per, e la devono coprire, insomma, con lo zucchero. E poi le melanzane. Ed ora, infine, vi faccio vedere un acquisto un po' particolare. Questo è l'acquisto che ho fatto. Allora, questo è l'effetto wow. Allora, ho 5 giorni di ritardo, ma non è detto, secondo me non sono incinta, però per saperlo ovviamente dovrete guardare i prossimi vlog, perché in caso la risposta ve la darò lì. Cosa ne Cosa ne pensate scrivendo nei commenti? Che hanno sentito, quindi. Secondo voi infatti sono incinta o non sono incinta? Ma lo scopriremo. Fai caldo? Comunque, questo video spesa finisce qui, spero che vi sia piaciuto, un video spesa un po' alternativo. Io adesso vado ad igienizzare la spesa, a mettere a posto, a far addormentare Emma e poi a cenare, e vado a fare anche il test. Quindi ci vediamo alla prossima, lasciate un bel like e un bel commentino, vi mando un bacio e ci vediamo prossimamente. Ciao!